know when the whistle go. Bella a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video, sono TaxMot e oggi sono qui per parlare su come ottenere le schegge di Admio che servono per creare, per forgiare la spada leggendaria che si ottiene da una taglia riscuotibile dall'NPC del crogiolo sulla torre, quindi il titano del crogiolo. Dobbiamo andare sulla pattuglia dell'astro corazzata e trovare ben 25 schegge di Admio. Queste schegge poi si uniranno con le particelle di luce, che naturalmente sono facilissime da trovare, quindi non faccio una video guida apposta. Comunque ci focalizzeremo sulle schegge di Admio. Questo metodo è molto veloce, perché dovete sapere che queste schegge non sono facili da trovare, anzi, tutt'altro. Io invece ho trovato un modo molto, diciamo, veloce tra virgolette, anche se ci dovete mettere 30 minuti, 40 al massimo, che consiste nel trovare una cassa che una volta aperta cambia di spawn, e oggi vi farò vedere appunto i vari posti in cui può spawnare questa cassa. Appena lasciamo, saliamo sulla nostra corazzata di merda, andiamo dritti e superiamo queste rovine e andiamo sulla destra. Troveremo questa entrata di questa grotta qui e dentro troveremo la cassa che spawna un po' ovunque, quindi vabbè, voi appena entrate la vedrete sicuramente. Comunque girate, perché a volte magari vi potrà sfuggire. Saliamo sopra questa grotta l'altro punto è praticamente dentro quest'altra entrata che si trova praticamente sulla sinistra, e anche qui possiamo trovare la cassa, da non confondere però con una di queste casse qui, che io le chiamo casse fisse perché rimangono, e si apre praticamente con la chiave di Xol. E queste chiavi sono chiavi speciali, magari poi farò un gameplay, proprio una video guida anzi apposita, su come ottenere questo genere di chiavi. Altro spawn della nostra cassa con schegge d'Admio è praticamente verso una specie di fossa. Lì c'è lo spawn e noi praticamente ci avviciniamo allo spawn e scendiamo verso la strada principale, giriamo sulla sinistra, un'altra volta sulla sinistra, e troviamo l'altra entrata. Qui può spawnare l'altra cassa, e anche qui c'è una cassa fissa che è di Ur, la che richiede la chiave di Ur, e invece centralmente alla caverna abbiamo la nostra cassa con schegge di Admio, che apriamo appunto e ce la darà più 40 lumen. Dovete controllare bene in particolare questo posto qua, perché con quella luce, che come avete visto è molto potente, tende a coprire la cassa con quella cazzo di luce, quindi non si vede, insomma, quindi controllate sempre bene. Un altro punto è qua dentro. Uscendo dalla caverna precedente andiamo semplicemente dritto e la troveremo sulla destra. Sia lì che qui dove sto sparando adesso potrà spawnare una cassa di questo genere, che praticamente anche questa contiene la scheggia di Admio. È diversa la forma della cassa, ma comunque sia il contenuto è sempre lo stesso. Ultimo punto invece è dentro questa entrata. Basta seguire la strada principale e qui può spawnare la cassa, oppure qui dove mi è spawnata in questo momento. Naturalmente, dopo aver fatto ciò, basta semplicemente riprendere e rifare di nuovo tutto da capo, quindi andare verso l'altra caverna, la prima caverna che vi ho fatto vedere, e ricominciare il giro. Detto questo ragazzi, spero che il video vi sia stato utile, lasciate un commento, mi piace, iscrivetevi al canale, e da TaxMot è tutto, ci vediamo al prossimo video, bella!